In diretta dal Salone del Libro, siamo con Adriano Fiore, direttore editoriale di Albatros Edizioni, perché noi dobbiamo fare una presentazione, direi, quantomeno originale. È vero o no? Assolutamente originale, una presentazione di Angelo Iannelli, delle sue opere, quindi un autore che di fatto molto prolifico, anzitutto ha scritto un sacco di opere che sono andate benissimo, fortunatamente per noi, per la nostra casa editrice e per i tanti progetti di solidarietà benefici che sono stati anche sostenuti grazie alle opere di Angelo Iannelli. Chi è Angelo? Chi è Angelo? Diciamocelo. Allora. Anzitutto è un professionista, ma è un professionista in quello che fa, ovvero ha rigenerato, dato nuova vita alla maschera di Pulcinella. Noi lo sappiamo, è un simbolo e tra l'altro, voglio dire, è stata già riconosciuta come patrimonio virtuale dell'UNESCO e dunque a maggior ragione la sua opinione ci interessa. E lui si è espresso due volte. Sì, due volte. Allora, si è espresso due volte. Noi abbiamo in realtà due volte sulla pandemia e in altri due titoli su dei problemi che sono dei problemi di tutti i giorni, come quello della terra dei fuochi, come quello dell'inclusione sociale. Quindi l'utilizzo di una maschera però per dire cose importanti. Spesso Pulcinella viene pensato come un personaggio magari frivolo che fa sorridere, la maschera nasceva per tutt'altro, per una denuncia sociale, per denunciare quelle che erano le difficoltà del popolo. Oggi il popolo non ha più così tanti rappresentanti e quindi magari Angelo Iannelli diventa strumento per rievocare un personaggio storico, però per tante cause che ancora, di cui ancora abbiamo bisogno. Quindi. Esatto, abbiamo bisogno che qualcuno col sorriso parli per noi e ci difenda, ed è quello che fa questo autore, questo personaggio che tra l'altro ha diversi ruoli piuttosto importanti oltre a quello di scrittore. Sì, lui è ambasciatore del sorriso, diciamo così, perché grazie a questo suo impegno è riuscito negli anni a realizzare veramente tanti progetti di solidarietà. Noi siamo orgogliosi di essere, come Albatros Edizioni, la sua casa editrice. Abbiamo fatto davvero tanto insieme e tanto faremo. La RAI, tantissimi artisti. Le ultime due pubblicazioni che abbiamo portato qui al Salone del Libro di Torino, ha voluto dare il suo punto di vista sulla pandemia, un momento di riflessione che ci ha coinvolti tutti. Nello specifico ci ha coinvolti però con un'entrata in noi stessi, sentirsi forse anche un po' tristi perché purtroppo eravamo tutti chiusi dentro casa. In quel momento Angelo Iannelli, la sua maschera di Pulcinella, ha rappresentato forse una luce, un momento per pensare positivo, per magari avere un sorriso anche dissacrante, e quindi complimenti a lui. Complimenti, grazie per questa introduzione. Adesso noi aspettiamo qui Carmelo Cossa, che dirà altre due parole veloci su questo autore spettacolo, certo, per poi incontrare direttamente Pulcinella. Pulcinella in persona sarà qui fra qualche attimo, io ve lo dico. A tra poco. Grazie, quindi mille. Grazie. Lascio il posto a Carmelo. Grazie mille. Carmelo, eccolo qua, vieni a presentare, a dire due parole su Angelo Iannello. Iannelli, Pulcinella, il nostro Pulcinella, che ha scritto ben due libri, come dicevamo. In realtà ne ha scritti di più, buongiorno a tutti. Esatto, ma noi qui ne presentiamo solo due. Presentiamo gli ultimi due che parlano della pandemia, dove poi lo spiegherà meglio Angelo. Dove il primo parla della prima ondata della pandemia, dove Angelo, l'autore stesso, Pulcinella, è pieno di speranza e cerca di trasmetterla a tutti con il suo sorriso. Poi con la seconda ondata è subentrata un po' di rabbia, un po' di angoscia, e anche Pulcinella, pur continuando a sorridere e a portare il sorriso
a tutte le persone, ha voluto esprimere la sua rabbia nella seconda edizione del suo libro. Adesso lo chiamo perché lo vedo arrivare, e così sarà lui a parlare dei suoi libri, perché ha fatto veramente due capolavori che trattano la pandemia vista dal personaggio di Pulcinella. Eccolo qua che arriva. Applausi! Arriva! Applausi! Tanti applausi, eccolo qua il nostro Angelo Iannelli, Pulcinella in persona, sta arrivando. Adesso lasciamo spazio a lui. Io sono Pulcinella, Cetrule e Piscitrule, e che insieme a me ci sta Gennarino. Ciao! Siamo al Salone del Libro a presentare i nostri due libri. Vedi come sono belli, Saluti, ciao. E mo Gennarino se ne va. Eccomi qua, siamo al Salone del Libro a parlare di pandemia, che sta brutta malattia, questa epidemia. E questo Pulcinella ci dice cosa a Giarigio, che me ne piace, o buoni o malamente, senza bugia né falsità. Perciò, miei cari lettori, voi a Pulcinella da leggere, perché Pulcinella dice la verità. Cioè, non è mai possibile, dico io, che non nessuno è provato, tutti si muovono in Bergamo, arabi, giù, colori anche, russo, giallo, o green pass, non passa, passa. Ma che stiamo combinando? Ma unite me che ha da salvare Pulcinella. Vuoi vedere che devi pensare a tutto tu, tutto. Quello che salva Pulcinella, sapete che è? Pepepe, è il sorriso di Pulcinella, perché creature, agenda disagiata e fragile, hanno bisogno di Pulcinella, perché Pulcinella è l'allegria, è la speranza, Pulcinella è la dignità, è quello che manca mo. Ma tutti sti ritardi, sta classe politica, sta confusione, sta rabbia e basta mo. E io adesso vi parlo da Pulcinella intellettuale, ma dico io, tutti questi ritardi che abbiamo provocato, tutte quelle che sono le ingiustizie, non è per nulla bene quello che è successo alla nostra povera Italia. Io sono sceso in campo prima col primo libro. Ho scritto Viaggio nella pandemia, la sfida di Pulcinella, con la prefazione di Giulio Tarro, un noto virologo, e la casa editrice, come si vede, è Albatros. Siamo a casa loro, a casa loro, e stiamo presentando questi due volumi. Stiamo parlando del primo volume, dove io ho sentito l'esigenza di scrivere quella che è la storia di quello che stava succedendo, e mi sono servito del mio personaggio, che è Pulcinella, proiettandolo a quelli che sono i bambini, ai fragili. Ma poi man mano ho visto che la pandemia aumentava e c'era sempre più un pericolo, quindi gioco forza, ho dovuto scrivere il secondo libro dal titolo Rabbia e confusione, la sfida di Pulcinella. E in questo secondo libro vediamo, ecco, un Pulcinella arrabbiato che vorrebbe batostare, no? Con le batoste, quello che è stato gli inadempimenti della classe politica, i ritardi, la confusione, l'emergenza sanitaria, quello che è stato proprio il danno economico che ha avuto l'Italia, ma tutto il mondo. Ecco, ci sono mancati gli abbracci, ci sono mancati quelli che sono, c'è mancato il dialogo, la voglia di stare vicino. Ma Pulcinella, da supereroe, non ha fatto mancare il dialogo, sempre con i suoi giochi con i bambini, ecco, ha giocato con questa quarta guerra mondiale attraverso quelli che sono i suoi sorrisi. Ha cercato di spiegare ai bambini che con la cioccolata si poteva sconfiggere il Covid-19 attraverso dei contest gastronomici, attraverso il panariero del sorriso. Quindi ho fatto tante iniziative affinché gli ultimi si sentissero i primi a sapere delle cose, che la speranza di Pulcinella è stata soprattutto quella di dare un conforto a livello psicologico, perché c'è stato proprio il bisogno di essere vicino ai più deboli, perché a volte la politica in quel periodo li ha un po' messi da parte, invece Pulcinella sempre è stato attivo, è stato sempre come un vulcano, sempre in movimento.
e la prefazione del secondo libro, Rabbia e confusione, la sfida di Pulcinella, è del magistrato Catello Maresca, quindi due personalità, due libri che presentiamo in tutto ad un cetto qui al Salone del Libro a Torino, proprio nel costume tipico mio, appunto Pulcinella, che io vedo tante persone che passano, mi guardano, sono curiosi, fanno le foto e sono contento perché devono capire che Pulcinella è la maschera più importante al mondo. Ha ricevuto un riconoscimento importante. Ho ricevuto tanti riconoscimenti ultimamente dalla città di Spoleto, Spoleto Arte Festival, poi un altro riconoscimento dalla città di Sarno in provincia di Napoli, Ippografo d'Oro, ma sono miriadi i premi che Pulcinella ha ricevuto. No, esatto, ma proprio il personaggio ha ricevuto un riconoscimento dal punto di vista proprio come patrimonio. Sì, come patrimonio UNESCO, siamo prossimi. Sta incarnando proprio. Sto incarnando la maschera di Pulcinella, perché Pulcinella è l'anima, Pulcinella è il pianto, il riso, è la gioia, e Pulcinella, soprattutto in questo momento difficile che il mondo sta attraversando, deve far vedere tutta quella che è la sua forza, la sua energia, la sua voglia di lottare contro le avversità. E quindi chi meglio di Pulcinella, col suo sorriso, con la sua astuzia che riesce sempre a sconfiggere tutti, e anche stavolta Pulcinella è riuscito, prima che gli altri escogitassero il vaccino, lui già ha creato il vaccino col suo sorriso, è stato quello che ha creato segnali di speranza, distensivi per il mondo intero, per l'intera umanità, perché in quel momento, vi parlo di 4-5 mesi fa, il solo vedere Pulcinella che stava sui social a fare una barzelletta, una battuta, è stato un momento di gioia e per consolatorio sicuramente per i grandi, oltre che per i bambini, che ovviamente sono diciamo sono la gioia, no? Ma loro sono solo piccoli e sono più cuore aperto, ma anche noi grandi abbiamo bisogno del sorriso di Pulcinella. Diciamo che questo blocco psicologico che l'umanità aveva, Pulcinella è riuscito a creare momenti di spensieratezza attraverso dei giochi, attraverso quelle che sono le sue battute, le sue ironie. Pulcinella, sapete che è sono Pulcinella, ma sto Covid, ma che non è niente, ma passerà, perché sono vivo, un bechivo, perché ha cioccolato, o vaccini più belli, o sorriso mio, mi preoccupa. Ecco, la voglia di stare vicino alla gente. Pulcinella ancora una volta si è armato di quelle che sono diciamo le armi migliori, vale a dire il dialogo e il sorriso. E così è sceso in campo in questo momento, concretamente presentando i suoi due libri, facendo dei tour, andando nelle scuole. Sono stato addirittura in un progetto bellissimo lì nel Basso Lazio, abbiamo donato un sorriso Pulcinella, il sorriso di Pulcinella in pandemia, quando c'erano le zone rosse, Pulcinella è entrato nelle scuole a cercare, ecco, di riprendere i bambini alla speranza, al sorriso. Voglio sottolineare ancora una cosa, il fatto che tu sia l'ambasciatore del sorriso, sei stato riconosciuto come tale, e tra l'altro attraverso i tuoi eventi, attraverso una serie di iniziative che tu fai sul territorio, questo sorriso lo porti veramente ovunque, anche attraverso Pulcinella. Sì, perché Pulcinella alla fine ha una missione, quella di essere vicino alle persone. E io, diciamo, da quando sono nato ho capito che ho questo dono, questo carisma di poter dare tanto all'umanità, alle persone, e soprattutto partendo dai fragili. Ecco questo nome, questa di ambasciatore del sorriso, proprio perché faccio tante iniziative sociali, e ho fatto del sociale una forma d'arte, quindi per me è fondamentale in questo momento di vita terrena stare vicino ai deboli. Io ti ringrazio per questo tuo aspetto, per tutti i molteplici aspetti. Tra l'altro tu sei, io vorrei ricordarlo, mentre parliamo di questi due libri che voi potete trovare qui al Salone del Libro ancora per un po', e che comunque potete ordinare da Albatro, alla casa editrice Albatro.
ma anche praticamente su, sulle varie piattaforme, anche sul mio sito www.angelonel.com, Amazon, insomma ce ne stanno tanti posti dove trovarli, insomma. Esatto. Adesso è semplice, diciamo, comprare un libro, insomma, Amazon, niente, il libro sta andando benissimo, ho fatto già diversi progetti con le scuole e addirittura sta diventando oggetto di studio nelle scuole. Raccontaci ancora questa piccola cosa, sì, piccola, enorme cosa che tu stai creando appunto con le scuole. Tu lavori tanto con, sì, i piccoli e con gli speciali, sì, con le persone speciali, esatto. E questo lo dimostra in tante situazioni, tra l'altro tu hai anche una compagnia teatrale, sì, per cui tu mescoli tante arti, sociale, insieme, cultura, sì. Allora io praticamente sto cercando di concretizzare quello che è il progetto di Pulcinella. Ho iniziato prima con quando c'è stata la piena pandemia, dialogando con i vari contesti gastronomici, Panaviero del Sorriso e tante altre iniziative, da Pulci Befana, addirittura mi ho fatto metà Pulcinella e metà Fa, addirittura nei momenti difficili io ho cercato anche di togliere qualcosa di mio, di personale, vuoi un televisore, una bicicletta, pur di donare un sorriso. E adesso concretamente sono sceso in campo attraverso eventi grossi come il Premio Ambasciatore del Sorriso, il Party del Sorriso, il Festival del Sorriso, e creando proprio dei tour con i miei libri, che sono, come ho detto prima, oggetto di studio. Ogni mio testo è accompagnato da un cortometraggio. Io ho creato anche un cortometraggio a Napoli, finalista del Procida Film Festival, La sfida di Pulcinella in pandemia, perché per me è divenuta una sfida e il mio sorriso è stato per tanti capace di drammatizzare un momento così difficile. Quindi io sono super contento che la maschera di Pulcinella ancora varca i confini, ma soprattutto esce fuori regione. Adesso mi trovo in Piemonte, sono stato a Spoleto, in Umbria, sono stato in tantissime regioni ultimamente, a far capire che noi ce la possiamo fare con l'unione è la nostra forza. Il sorriso di Pulcinella, dei tanti bambini che stanno guardando, è fondamentale. Arriva, vi fa una foto con voi se volete, dopo facciamo la foto. Quindi io sto qua a Torino ancora una volta, perché è la settima, l'ottava volta che vengo al Salone del Libro, ogni volta un'emozione diversa, ogni volta Pulcinella viene sempre accolto con una maniera entusiasta dalle persone che frequentano praticamente questa bellissima fiera, forse la prima al mondo, e non c'è differenza da nord, sud, in questo momento Pulcinella è di tutti. Assolutamente, poi devo dire, dopo questo anno, esatto, dopo questo anno di pausa, dopo questo anno di pausa, eccolo, aspetta che parliamo di Gennarino in chiusura, lo salutiamo, dico, dopo questo anno di pausa in cui non potevamo più essere in presenza, è ancora più emozionante avere qui Pulcinella dal vivo, che adesso ci racconta, ci presenta anche il suo amico, e salutando con lui ci salutiamo appuntamente, esatto. Gennarino è il burattino donatomi dal più grande burattinaio di tutti i tempi, il maestro Adriano Ferraiolo, che tra l'altro siamo stati al Maschio Angioino il 18 settembre, dove io gli ho aperto il suo spettacolo con tanti bambini, ed è stato un momento bellissimo, per me è una gioia. Gennarino, sì, papà, ti voglio bene anche i bambini. Anche io, anche Pulcinella ti vuole bene. Gennarino, nel frattempo vedo che è arrivato anche il presidente Albatros, Lucia De Cristofo, che farà il suo saluto a questa meravigliosa emittente radiofonica. Grazie, e quindi sempre sognare si può, e abbiamo, vedi, aspettavamo che la presidente, è arrivata lei prima della chiusura. La dottoressa De Cristofo, giornalista tra l'altro, stima anche lei di Pulcinella. E chi non lo è? E ma Pulcinella senti, felice. Ancora due parole. Ciao bambini, non vi preoccupate, vi voglio bene, anche i papà Pulcinella vi vuole bene. Vi voglio bene, io e Gennarino vi vogliamo bene, sta pandemia se ne va là, prima o poi in la vita nostra, non vanno a passare, a ci divertire, felici e contenti. Prego, ecco qua, allora ci salutiamo in chiusura, grazie per essere arrivata, e ci tenevamo tanto a avere la sua
opinione, il suo saluto e anche proprio il suo, come dire, il suo pensiero su questo Pulcinella, così l'autore Angelo Iannelli è con noi da tanto tempo e ci ha regalato tanti libri, voi anche diversi in vernacoli, e adesso cimentandosi invece in questa lettura della società, che poi è quello che Pulcinella fa. Quindi il suo personaggio Pulcinella è sicuramente un personaggio che segue quella che è la società, quelle che sono le problematiche, quindi sia l'autore Iannelli sia il personaggio che interpreta Pulcinella non poteva non dare uno sguardo alla pandemia che ci ha colpito e quindi alle problematiche che ha portato a tutti noi. Farlo con un sorriso è sicuramente qualcosa di vincente. Assolutamente. Essere ironici anche nel momento più buio ci aiuta a superare e a guardare il futuro in modo diverso. Quindi viva Pulcinella, che dire? Assolutamente sì, grazie infinite per questo suo intervento e anche, diciamo, per quello che fate, insomma, per in questo salone che, insomma, finalmente è ritornato di presenza. Come lo sentite voi editori questo? Allora, noi veniamo al salone da 21 anni, quindi siamo un bel po' che siamo qui. Come presidente dell'Albatros Edizioni e scrittrice a mia volta. Esatto, volevo sottolineare. Io non posso non far sì che i miei scrittori abbiano questa vetrina importante che è il Salone del Libro di Torino, perché editare va bene, pubblicare va bene, ma è importante anche poter promuovere, e quale sede migliore per promuovere se non il Salone del Libro, che ha una valenza internazionale, certo. Anche perché qui, ecco, si possono incontrare scrittori medio e non famosissimi, perché si sa che l'essere famoso dipende molto anche da voi della televisione. Sono tante, esatto, le varianti. Dipende da tante varianti, ma scrittori bravi, importanti, che possono fondersi in questa meravigliosa Salone del Libro, in questo meraviglioso momento. Io la ringrazio ancora, voglio salutare, il nostro tempo è finito, ma vorrei terminare con Pulcinella, che lo andiamo a recuperare, esatto, per salutarci alla fine di questo programma. Io vorrei ringraziare tutte le persone che ci hanno ascoltato e tutti coloro che ci ascolteranno, ci facciamo salutare, grazie infinite e Pulcinella è... Sono sempre a Torino e muovo Pulcinella e Gennarino. Ciao, felice e commento. Vi salutano a tutti voi, grandi utenti, e unimoci bene, viva Pulcinella e viva la cultura, che è l'unica che ha da salvare questa nostra società. E E con questo saluto vi salutiamo, sognare si può sempre, grazie Pulcinella, grazie Angelo Iannelli, grazie ad Albatros, grazie a Carmelo Cossa, eccolo qua, fatti vedere, eccolo là, là, ecco, ciao. E da Torino, Salone del Libro, Pulcinella, Cossa Carmelo, la casa editrice Albatros e la nostra Lana Porti, vi salutiamo.